Mi chiamo Nicola. Il mio problema principale è stata l'acne, che l'acne mi ha dato delle cicatrici sul viso che non ho potuto non venire qui e farmi sistemare. L'acne è iniziata a 14 anni, più o meno, e giustamente vedendomi queste pustole sul viso, uno a quell'età lì che fa? Si gratta, se le leva. E già lì cominciavo ad essere un po' diverso dagli altri, mi sentivo, perché tanti amici non l'avevano, in una situazione dove le persone non mi guardavano me, ma guardavano quello che c'era sul viso. Poi ci pensi 10 minuti, ma ragionandone meglio capiterà qualcosa per cambiare tutto ciò. E è successo che sono venuto qui dalla dottoressa e mi ha risolto tutta questa serie di situazioni. In particolare con la dottoressa ho fatto peeling, educazione alimentare, biostimolazione e radiofrequenza. E alternati, queste cose tutte alternate, ho risolto il mio problema che andando avanti con il tempo l'acne è sparita e sono rimaste le cicatrici. Gli aghi potevano terrorizzarmi all'inizio, però è come un po' tutte le cose, man mano che ci prendi confidenza, dopo è solo una cosa normale. Sì, dopo la terapia, almeno i primi 2 giorni il viso era un po' più gonfio perché avevo fatto questo trattamento, però sapendo che andavo incontro a una cosa benefica, la mia preoccupazione svaniva. Mentre pensavo a tutto il resto. Bene, ora sto bene, allo specchio mi ci guardo spesso, è meglio. Da un punto di vista di relazione, diciamo che ora le persone a volte scappava l'occhio sulla mia cicatrice, adesso l'occhio non ci scappa quasi più. È stato un ottimo percorso e a livello anche psicologico e a livello tecnico, la dottoressa mi ha aiutato molto. Gli direi, se incontro un ragazzo così, gli direi tranquillo, non è niente, tutto a posto. Se riesci a trovare una soluzione, se riesci a poter fare un certo tipo di percorso come ho fatto io, è interessante anche a livello di umore, a livello di lavoro, a livello, insomma, a livello personale tanto.